Ho deciso di sostituire le tapparelle ormai vecchie del mio appartamento ed ho avvisato l'amministratore che ha deciso di parlarne in assemblea. Un condomino si è opposta, sostenendo che questo intervento altererebbe il decoro dell'edificio perché le nuove tapparelle non saranno mai identiche a quelle vecchie. Non è raro il caso di edifici le cui componenti della facciata, come gli infissi ad esempio, siano in stato di degrado e i condomini non riescano a trovare un accordo per eseguire le necessarie manutenzioni. Può accadere in questi casi che il singolo condomino agisca e provveda autonomamente, ma può accadere anche, come in questo caso, che ci siano condomini che arrivino al punto di sostenere che queste manutenzioni alterino il decoro dell'edificio. Una tesi del genere, a mio avviso, è infondata, sempre che, naturalmente, le sostituzioni avvengano con materiali di colore identico all'originale. È vero che questi interventi parziali squilibrano l'aspetto esteriore dell'edificio, ma è altrettanto vero che non esistono impedimenti legali alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprietà esclusive. Vi ricordo che aspetto le vostre domande sul sito www.radioarancia.com.